partite. Lo svolgimento di una di queste, quella Cruyff e compagni, hanno espresso il loro miglior calcio tecnico. Abbiamo quindi una squadra d'inizio dall'Olanda schierata sulla vostra, sapranno sfruttare anche i contropiedi con i loro giocatori migliori. Oggi mancherà Babington, che è stato Cruyff. Riceve Cruyff al centro dell'area. Bergen. Si fanno pericolosi subito gli olandesi. Possibilità di Cruyff, lasciato a Kroll. Giustamente fuori dalla mira, dai pali della rete. Avanti per Kroll. Scatto di Kroll inseguito da Jala. Certo spazio Wolf. No. Cruyff. Possibilità di tiro. C'è stata anche una deviazione in calcio da. Era in ottima posizione. Ancora possibilità per Kroll. Tiro di Gelsenkirchen, Olanda 0, Argentina 0. Vedete Cruyff si rialza comunque. E il fuorigioco su segnalazione. Bel pallone per Kroll, arbitro ha fischiato una posizione di fuorigioco. Ajala Janssen. Scatto di Cruyff, perentorio. Van Eneghem. Dal limite dell'area, prima Neskens e poi Van Eneghem. Avrebbero potuto anche tirare e cercare di concludere. Ne vale una trama veramente degna di un bel applauso. Manca dove si serve. Rensenbrink si fa sfuggire il pallone. Balbuena, contrastato da Croce, assegnata all'Argentina, guadagnare la metà campo. Tiro di Neskens a bordo Argentina, 0-0. Salve, è libero Van Eneghem. Bloccare col destro, si è liberato di... È solo! E segna la sua prima coordinazione, colloca la palla in rete a porta vuota, quindi al 14. Primo gol, l'Olanda con Cruyff. Cruyff, Olanda in vantaggio per 1-0. Speriamo di rivederlo nell'azione a rallentatore al 14. Buena, fermato da Kroll e scatta. Rep. Perfumo. Che la vittoria dovrebbe essere loro. Si è spostato sulla sinistra con Ressenberg, possibilità di cross, mancato l'interno. Splendidi questi olandesi. Oh, e il Van Eneghem ancora lì. Fermato con le mani. Colpo di tacco, come avete visto all'indietro di Surbeer. Andando a tirare una grossa occasione, che è in fuorigioco, comunque Carnevali era intervenuto. Grossi. Neskens. Comunque. Ancora una bella azione. È intervenuto all'ultimo Janssen. La vuota. Eredia Perfumo si erano schierati al di. E terzo del titolo mondiale. Spinto e preso per un braccio. Scattato per Dori. Tutta l'Argentina nella. Ecco lo scatto di Wolf. Balbuena ancora Wolf. Per 1-0 sull'Argentina. Ali avrebbe comunque preceduto. Respinta dalla barriera. Vediamo l'azione a rallenti. La bandierina. Era Neskin. Aveva calciato. Vediamo se il giocatore. Non è valido questo gol. Che si era ripresentato. Ammonito Neskin al 20. Libero sulla sinistra. Rensenbrink. Saggio all'indietro. Pericolo l'arbitro e i segnaline comunque hanno controllato dall'Olanda. Un paio di metri lo vediamo in questa azione a rallentatore, dopo riesce a respingere Carnevali. Tiro, con la staffilata. Carnevali. Secondo gol al 25esimo del Kroll, raccolto il pallone, una dozzina di metri. Inizia il coro. Con Osman al 27esimo del primo tempo, con l'Olanda in vantaggio al 25esimo. Intervento, scatto di Neskens, Neskens interviene. Van Eneghem
saltatino Carnevali, non riesce Van Aanegem a raggiungere il palposo, olandesi di ottimo umore naturalmente, riesce a controllare Wolf, scatto di Rep, c'entra Rep mentre Nesken, ancora Kroll di tacco all'indietro per un tiraccio, Wolf che è toppicante, c'è preoccupazione sulla panca, la sua posizione irregolare, evidentemente alle possibilità, ecco uno scatto di Resin, scatto e possibilità di contropiede Nesken, 37esimo per questo intervento sul monito, ecco la munizione, Rensendrink che sta di cross, arrivo di Heredia, spinto Heredia da libero Nesken, anzi al 40esimo del primo tempo giocava centravanti puro e in gol andavano, adesso la partita sta un po' seccata, difficile da raggiungere questo pallone, perso il tackle e scat out all'Argentina, blocca molto bene Rep, ha calciato che era smarcato mentre in avanti saltato un avversario. E signori, per il primo tempo è tutto, buonasera. Per coloro che si mettessero alla visione in questo momento, ancora uno scanto perentorio, è più rientrato il numero 20 Wolf che si era infortunato, in Argentina battuta, replay, il tiro era molto angolato comunque, scusate, Nesken in elevazione, splendido questo, solleva la, il gioco è fermo, era scattato molto bene Kroll, avete possibilità di cross, deve, è mancata quindi alla prova decisiva dove era possibile, in dribbling serrato Rep tra due avversari, 10 metri circa fuori dall'area di rigore, attenda che scatti Rep, questo campo dell'Olanda, e riceve Rep, Colonensken, poi Balbuena, serie di rimpalli, sempre Hausman, possibilità di cross per Hausman, Ajala, tiro di Ajala molto bello angolato, e obiettivamente il primo tiro, diciamo serio, invece Nesken, Cruyff, centro di Cruyff, splendido in dribbling vincente di Rep, ancora è entrato in area, possibilità di cross, ma calcia male il secondo tempo. Opinione nel corso del primo tempo. Stanno ancora meglio. Ringraziamo Vispale, eccezionale Cruyff, pro campo costruire azioni per i propri compagni, lo vediamo nell'area, non è stato punito dall'arbitro, che è sudamericana, su questo forse preferisce vibrare e poi centrare. Siamo arrivati al Janssen, in fuorigioco a Jala, e siamo giunti al 17esimo del piccolo in campo, 1,66 pesa le possibilità atletiche, edizione dei mondiali, pioggia e temperatura fredda, cerca spazio a Jala sulla sinistra, scatta in contropiede l'Olanda, spinto alle spalle, Rensenbrink restituisce all'indietro, calcio di punizione, possibilità di contropiede troppo in avanti, mentre prosegue Rep, tenta la fondo, si porta avanti la palla a Jala, disturbir su Ajala, Cruyff ancora liberarsi della marcatura, Cruyff solo, Cruyff manca, peccato, in area tu per tu con Perfumo, Perfumo che si salva ad intervenire anche Rep, Van Aanegem all'inizio del pallone, questo cross è splendido, il suo cross, cross imparabile, la deviazione alle spalle di Carnevali dopo la rete di Cruyff e di Kroll, terza rete al 26esimo del... cross sotto la porta mentre Balbuena cercare lo spazio per il cross,
scatto di cross, giocatore olandese, possibilità di cross proprio sotto la porta, ma la traversa e si adagia sulla rete. Limite dell'area, tentativo per 3-0 sull'Argentina al Park Stadium. Servito sul dietro scambio. 5 minuti al termine. Da lui solo con portiera, forse qualche gol in più. Il è scattato in fuori gioco. Esatto, con grande colpo di testa. Insomma, questa circostanza favorevole. Due giocatori presi, anzi, è servito adesso Kroll. In scivolata del primo tempo e di rep di testa su uno splendido scatto ancora in contropiede. La regia ci fa vedere al rallentatore questo centro di Han. Sudamericane, né lui né Ajala. Scatta Cruyff, scatto di Cruyff, vedremo un altro abbraccio. Ci uomini con Perfumo che certo fa quanto può. In calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo nel corso della ripresa. Stese Davidson. Era liberissimo, aveva parato. Cambio giocatore sbarcatissimo, esce. Su Nessun, gara spinta. Quarta rete a tempo scaduto. 4-0. Mentre si sta giocando, l'ascolto e vi auguriamo la buonasera.